Andate a lui con esultanza, acclamate voi tutti al Signore. Riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti, siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia, andate a lui con esultanza, acclamate. A nome del santuario do il benvenuto a tutti voi pellegrini qui raccolti alla cappellina nel luogo dove la Vergine è apparsa ai pastorelli. Questa mattina sono presenti i seguenti gruppi, i gruppi che si sono iscritti presso il santuario. Innanzitutto il gruppo della parrocchia Cassago Brianza, guidato da Don Giuseppe Cottugno, che presiede l'Eucaristia insieme a Padre Marco. Poi ci sono due gruppi dell'Unitalsi, l'Unitalsi della sezione Emiliano-Romagnola, guidato da Don Giuseppe e da Don Giancarlo. Poi l'Unitalsi della sezione Sicilia Orientale, guidata da Don Giuseppe. Poi un gruppo, il gruppo detto Rosa e Nora, Pellegrini per sempre, accompagnato da Don Franco. La messa che celebreremo è in onore della Beata Vergine di Fatima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati con fiducia, mettiamoci nelle mani misericordiose del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste,
alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio. Il Signore ci ha fatti e noi siamo Suoi. Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, che mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione, attenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se un uomo, uno, è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, dimolirò i miei magazzini e ne costruirò altri, più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così
e di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi, oggi siamo qui in questo santuario proprio per onorare la Madonna di Fatima. Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, sentito bene, che c'è questo uomo ricco che alla fine, il Vangelo non dice che viene condannato, ma dice che ha perso qualcosa più importante nella vita. Quale sarebbe il grande sbaglio di questo uomo? Sì, tante volte possiamo pensare la ricchezza ci può dare una condanna. Ma era quello il suo sbaglio? Se leggiamo bene il brano del Vangelo, vediamo che questo uomo, avendo ricchezze, è dimenticato sia Dio sia altri. E se invece di entrare in un modo o anche un modo di vivere di donazione, è lui entrato in se stesso. E così dice, no? Divertiti, bevi, perché hai tante cose nella tua vita. E Gesù precisa nel questo Vangelo, brano del Vangelo, che la nostra vita non dipende dalle ricchezze. Siamo un dono di Dio. Siamo donati da Lui stessi. È una offerta di Dio gratuita che riceviamo la vita. E uno se toglie lo sguardo da questo dinamismo e di questa teologia e mette su qualsiasi altra cosa, non importa. Sono quelle cose che non ci danno la vita. Solo Dio che è un grande donatore. E che cosa deve fare questo uomo nella sua ricchezza? Prima cosa che poteva fare, alzare lo sguardo verso alto. Vedendo Dio dove abita, dove che ha donato così grande ricchezza a questo, ringraziandolo. E dopo poteva anche portare lo sguardo verso gli altri, vedendo altri che hanno bisogno di farlo, facendo qualche sacrificio o qualche donazione verso qualcuno che aveva più bisogno. Invece questo uomo entra in sé. Se oggi siamo qui per onorare Maria, Madonna, e gli diciamo che una persona che ha donato tutto, una persona che riceve un dono di Gesù nel suo grembo e dopo dona Gesù a tutti gli altri. Se vediamo anche nella vita di Maria, non era una persona che è diventata orgogliosa, no? Perché era madre di Dio. Poteva dire che tutti devono onorare me. Ma una persona che era pronta al servizio. Una persona che era pronta sempre a donare Gesù verso gli altri. E così se leggiamo tutti i brani del Vangelo, troviamo Maria quando Gesù ha bisogno nella sua vita. Quando era piccolo c'era Maria. Quando soffre sulla croce c'è Maria. Ma quando Gesù fa grandi miracoli, Gesù quando mostra grandi cose per gli altri, non c'è una donna che prende questo orgoglio che questo è mio figlio. È una donna silenziosa che prega e vicino a Gesù nella sua sofferenza. Carissimi, oggi offrendo questa Eucaristia chiediamo questo atteggiamento per ciascuno di noi, di non diventare orgogliosi, non diventare un po', diciamo, persone che sbagliano lo sguardo, se entrano in se stessi, ma una persona che è sempre con un sguardo verso l'alto, ringraziando Dio, e anche un sguardo verso gli altri, facendo qualche sacrificio per accogliere la bontà di Dio e ringraziare Lui sacrificando nella nostra vita. Chiediamo questo dono per ciascuno di noi offrendo questa Eucaristia. Amen. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, cari fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio.
Preghiamo e diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare, nella tua misericordia, i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo,
accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione.
e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, la libertà, la gioia dei figli e delle figlie di Dio, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donami la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Eccomi, Signore.
eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato, e su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. Eccomi, Signore, io vengo, eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Sacrificio non gradisci, ma mai aperto l'orecchio, non hai voluto l'olocausti, allora ho detto io vengo. Benedizione degli oggetti religiosi. Chiediamo al Signore che per intercessione di Maria questi oggetti che prendiamo per noi, per persone a noi care, possano sempre farci sentire la vicinanza del Signore, l'intercessione materna di Maria. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire
tutti questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Dia. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. In mano un rosario portava Maria, che addita i fedeli del cielo la via. Ave, ave, ave Maria. Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi a Gesù. Amen.